Come dar forma alla frase? Questa è una delle cose più importanti nel creare una interpretazione musicale. La frase non è soltanto un insieme di note collegate da una legatura, ma deve avere una sua forma specifica. È in base alla forma che un interprete sa dare alla frase, ciò che noi comunicheremo attraverso quella frase sarà più preciso, sarà più efficace se la forma della frase è allineata. È conseguenziale a ciò che noi vogliamo esprimere con quella frase. Un esempio pratico. Notturno di Chopin, opera 32, numero 1. Le prime due battute. C'è una legatura unica su queste due battute e bisogna dare una forma a questa frase, ma Chopin non scrive nulla come dinamica, come articolazione. Non ci sono accenti, non ci sono crescendi. Vediamo che cosa si può fare. Certamente non si può suonare la frase in maniera piatta, cioè non si può suonare così. Qui ho dato ben quattro appoggi, uno ogni due quarti. Uno, due, tre, quattro. Però in questo modo, dando quattro appoggi, ho creato quattro gobbe, cioè come se fossero quattro legature. Invece la legatura è una sola, quindi ci deve essere un arco di tensione continua che si dipana per due battute. Ad esempio. Direi che ora andava meglio. Perché andava meglio? Per due motivi principalmente. Il primo motivo è che qui c'era una maggiore attenzione a variare la dinamica all'interno della frase, quindi un arco vero e proprio che parte in su, quindi un suono non appoggiato sulla prima nota, al contrario, quasi che la nota in qualche modo uscisse dalla tastiera, non c'è un imprimere qualcosa all'interno del tasto, ma lasciare uscire la musica dalla tastiera. E andare verso la seconda battuta, come verso questa nota, e poi di nuovo uscire. Quindi, evidentemente, la alternanza tra arsi e tesi, tra su e giù, tra note appoggiate, una sola per ogni frase, in questo caso il battere della seconda battuta, e note invece non appoggiate che vanno verso l'appoggio oppure dopo l'appoggio sfumano. Tutto questo crea una forma più varia e più organica, ma l'importante appunto è che sia una forma organica, cioè che rispetti la tensione armonica e melodica della frase. Se io dessi invece le dinamiche a caso, evidentemente questo non va bene perché ho fatto dinamiche esagerate in punti dove non c'era alcun bisogno di quel tipo di dinamica. Quindi per avere un fraseggio organico, cioè naturale, cioè che rispetti le tensioni che sono già presenti nella musica, bisogna ascoltarle queste tensioni, bisogna ascoltare l'armonia, la melodia e trovare il giusto rapporto tra le note. Questa è chiaramente una cosa che non si può insegnare in pochi minuti, però vi invito a ragionare su questo, magari ci ritorneremo nei prossimi video. A presto.